sesamo con panelle al finocchietto. Ricetta tipica siciliana. Salve a tutti da Emanuela e ben ritrovati sul mio canale di cucina, Cucinando per caso e per passione. Oggi facciamo i panini con le panelle. È un piatto tipico di strada e è siciliano. Io li ho mangiati a Palermo, in particolare in una famosissima rosticceria tavola calda che si trova nel mercato della Ucciaria. Vi assicuro, buonissimi, saporiti, gustosi. Noi faremo anche i panini, quindi faremo le muffolette, che sono proprio dei panini tipici siciliani che accompagnano le panelle. Faremo anche le panelle e quindi faremo questo cibo di strada che è un po' l'emblema della cucina siciliana, in particolare della cucina di strada palermitana. Vi lascio agli ingredienti e poi alla preparazione. Per fare questi panini per le panelle ci serviranno 125 g di farina zero, 125 g di farina di semola rimacinata, 5 g di lievito di birra fresco o 4 di questo secco. Poi un cucchiaino di miele o in alternativa di zucchero. E poi ci servirebbe anche 2 g di malto, che possiamo sostituire tranquillamente con il miele oppure sempre con lo zucchero. Quindi diciamo che in totale, se mettiamo solo zucchero, dobbiamo mettere un cucchiaino un po' più abbondante, oppure se usiamo zucchero e miele mettiamo un cucchiaino di zucchero e una punta di miele. Poi mettiamo 125 ml di acqua, anche qui o 15 g di burro o 15 g di olio extravergine. Poi abbiamo un cucchiaino di uova, 5 g di sale e poi ci serviranno dei semi che metteremo sui nostri panini con un altro mezzo turlo di uova. Oppure possiamo spennellare semplicemente con del latte e poi mettere sopra i nostri semini prima di infornare. Per queste nostre panelle con il finocchietto che metteremo nei nostri panini al sesamo ci serviranno 100 g di farina di ceci, 300 g di acqua, sale, del finocchietto selvatico o in alternativa, se non lo trovate, potete prendere tranquillamente la barbetta dei finocchi. E poi ci servirà dell'olio, in più olio per frittura, o un arachidi, o un soia, o un girasole. Io mi sono portata un po' avanti, nel senso che presi tutti gli ingredienti, non è che ci vuole insomma tantissimo a fare questo impasto, quindi ho messo la farina, ho messo lo zucchero, ho messo l'uovo, il lievito, un poco di acqua giusto per sciogliere il nostro lievito, il burro e infine il sale. E lo sono lavorato un poco in una ciotola e poi l'ho messo sulla spianatoia. Insomma, facilissimo da fare. Mettiamo tutti gli ingredienti insieme, stando attenti solo a mettere il lievito lontano dal sale. E ora ce lo dobbiamo lavorare per 10 minuti. Volevo farvi vedere la morbidezza. Se avete la planetaria potete lavorarlo con la planetaria, sempre per una decina di minuti e sempre stando attenti a mettere il lievito lontano dal sale. Per il resto insomma è facile. Fra gli ingredienti chiaramente abbiamo messo anche il miele, me l'ho dimenticata di dirvelo, ma ve lo dico adesso. Ho oleato la mia ciotola e adesso la copro e la metto in un posto caldo per farla raddoppiare, come vi ho detto, dall'ora e mezza alle 2 ore. Vedete voi, insomma, vi rendete conto quando è bella cresciuta.
Potete anche metterci un panno umido sopra, insomma scegliete voi una pellicola e lo chiudete in modo ermetico. Io metto questo perché poi dopo ci metterò sopra un panno in modo che fa un po' più di calore. E una volta che il mio impasto è cresciuto, dopo 2 ore, 3 ore, scegliete voi, insomma, non fate passare molto tempo, però se no tende poi a scendere. Sto facendo i panini, i mini panini che useremo per il nostro antipasto. Prendo un poco di impasto, lo piego in questo modo come se prendessi 4 lati di un fazzoletto, poi lo metto sul tavolo, faccio la mia pallina e poi la schiaccio e li sto mettendo su questa teglia. È una teglia da forno che ho, vedete, coperto con una foglia di carta da forno, l'ho fermata ai 4 lati con un po' di burro sotto e li sto mettendo distanziati e alternati in modo che si cuociano tutti quanti in modo uniforme. Fatte queste palline, voi se volete le potete pesare, io insomma vado a occhio, più o meno ormai riesco a farli quasi tutti uguali. Ora che li ho fatti tutti, li faccio crescere per un'altra, diciamo, mezz'oretta. Li copriamo con un panno e li lasciamo lievitare un altro poco. Ora che sono cresciuti, li inforniamo. Forno preriscaldato, 180 gradi, per una decina di minuti. Ma adesso dobbiamo però spennellarli e mettere il nostro sesamo. Prendo il mio uovo a cui ho messo un poco di acqua, proprio poco poco. Me li spennello bene, senza schiacciare troppo. Beh, io incomincio a spennellarmi questi e vi faccio vedere. Adesso metto la nostra granella di sesamo. Ci stanno benissimo anche dei semi di papavero, non solo questi di sesamo. E ve li fate tutti così e poi ho messo la nostra farina di ceci con il finocchietto selvatico in una pentola antiaderente. O usate una pentola antiaderente o una pentola di alluminio, perché sennò tenderà con l'acciaio ad attaccare moltissimo. Adesso ci aggiungiamo il sale e un po' alla volta la nostra acqua, perché sennò si fanno i grumi. Un po' alla volta aggiungiamo la nostra acqua, quindi stemperiamo la nostra farina fino a quando non l'abbiamo aggiunta tutta. Ho aggiunto tutta l'acqua e adesso assaggio come di sale, per me va bene, altrimenti chiaramente ce ne aggiungete un altro poco. Adesso, prima di metterla sul fuoco, perché questa verrà praticamente cucinata come se fosse una polenta, oliamoci il nostro stampo in cui le stenderemo. Io per comodità userò questo tappetino di silicone, altrimenti, come si faceva una volta, o sul marmo o sulla teglia del forno, quella lì diciamo che abbiamo in dotazione, le possiamo stendere tranquillamente così. Adesso io mi passo l'olio bene, perché poi appena l'abbiamo fatta dovremmo subito stenderle, perché sennò si indurisce e non possiamo stenderle più. Preparato il nostro impasto con la farina di panelle, mettiamo sul fuoco, accendiamo a fuoco moderato, mettiamo il nostro finocchietto e incominciamo a girare. A un certo punto vi sembrerà che si fanno dei grumi, che impazzisce, ma è normale, è così. Poi vedrete che girando sempre con un mestolo di legno è meglio, si compatterà e verrà molto più liscia e omogenea. Una volta che è liscia e omogenea, noi la facciamo cucinare fino a quando non si stacca dai bordi della nostra pentola, il che vuol dire che la nostra panella, il nostro impasto è pronto. E allora non facciamo altro che spegnere e mettere subito sul nostro piano oleato
e stendiamo con le mani inumidite. State attente a non scottarvi. Una volta che si è un po' raffreddata, io la taglio. Fate insomma in modo obliquo, ma potete farle anche quadrate, come più vi piace. Io addirittura le ho viste fare anche tonde nelle formette che usano a Palermo, per esempio, per metterle appunto nel panino. Ce le facciamo tutte così e le facciamo finire di raffreddare. Per friggere le nostre panelle io ho messo abbondante olio, adesso vedo se frigge il mio stuzzicadenti, sì, e allora incominciamo a mettere le nostre panelle. Fiamma vivace, perché è tutto cotto, devono solo rosolarsi, e io mi sono preparata già anche della carta da cucina per assorbire l'olio in eccesso. Questo in origine non si dovrebbe fare, perché dalla frittura la panella passa direttamente nel panino, però ci leviamo un poco di olio, almeno io ce lo levo. Voi potete fare come si fa in Sicilia, e cioè le friggete ancora calde, le mettete nel panino. Ora che si sono dorate da un lato, io le giro e le faccio finire di cuocere. Non le fate troppo cotte, perché sennò rimangono dure. Ecco le nostre panelle che sono pronte per essere messe nel nostro panino. Le dobbiamo mettere calde, quindi dobbiamo avere tutto pronto, perché poi si devono servire. Cotti i nostri panini, io li ho aperti e ho messo dentro le nostre panelle ancora calde. Li serviamo come aperitivo, come antipasto, in un buffet, molto buoni, molto molto siciliani.